Infatti a tutti, prima trasmissione della PAC, Politica Agricola Comunitaria alla portata di tutti. Un progetto voluto dalla Commissione Europea Agricoltura e Sviluppo Rurale e dall'amministrazione provinciale di Macerata. La trasmissione andrà in onda sulla nostra emittente ogni venerdì alle 20.30, previste poi numerose repliche alle 7 del mattino del lunedì, mercoledì e sabato e sempre il venerdì ma alle ore 13. Scopi, finalità, obiettivi e soprattutto come verrà strutturato questo progetto lo abbiamo chiesto a Paolo Pinciaroli dell'Ufficio Agricoltura della provincia di Macerata. L'Europa ha costruito la sua pace e il suo benessere grazie anche alla politica agricola. Oggi persegue nuovi obiettivi che vanno alla tutela dell'ambiente e alla salute del consumatore. Tre quarti del territorio dell'Unione Europea è occupato da attività agricole e per questo l'Unione Europea spende oltre il 40% del suo bilancio proprio per sostenere questa attività e chi ci lavora. L'Unione Europea vuole che i consumatori, i cittadini e i contribuenti vengano a conoscere i contenuti di questa politica. E per questo la provincia di Macerata ha aderito a un bando pubblico, ha presentato un proprio progetto divulgativo sulla PAC nell'ottobre 2009 che è diventato realtà nel marzo 2010. Oggi ci accingiamo a iniziare un ciclo di 20 puntate televisive in cui affronteremo tanti argomenti di interesse per tutti i consumatori e cittadini, come ad esempio lo sviluppo rurale, la qualità, la sicurezza alimentare, gli organismi geneticamente modificati, parleremo anche di agricoltura biologica, di produzione di energia da fonti rinnovabili, vedremo un po' le nostre eccellenze e il territorio, conosceremo anche un po' l'agricoltura dei paesi dell'area euro-mediterranea. Quindi queste puntate saranno visibili sul sito della provincia www.provincia.mc.it. E a nome della provincia di Macerata auguro a tutti una buona visione. Professor Angelo Frascarelli, docente di Economia e Politica Agraria all'Università di Perugia. Allora, la PAC ebbe origine nell'Europa occidentale alla fine degli anni 50, quindi nell'immediato dopoguerra. Perché, professore, fu ideata e quali risultati produsse, almeno all'epoca? Ma innanzitutto la PAC fu veramente un esempio di politica veramente adeguata al periodo che si stava vivendo. Noi dobbiamo immaginare che nel dopoguerra la situazione dell'agricoltura europea era una situazione molto difficile, nelle campagne si viveva con situazioni di grande povertà, l'agricoltura non riusciva a produrre alimenti per soddisfare i fabbisogni dei consumatori europei. Quindi i politici di quell'epoca fanno una scelta importante nel costruire la nuova Europa, la Comunità Economica Europea, decidono di dare degli obiettivi all'agricoltura che potessero risolvere i problemi di quell'epoca. Quali erano gli obiettivi che sono stati dati? Innanzitutto quello di aumentare la produttività dell'agricoltura. Aumentare la produttività avrebbe significato migliorare le condizioni di vita degli agricoltori, ma soprattutto produrre alimenti sufficienti per la popolazione. Ecco, noi non dobbiamo dimenticare i nostri genitori, ce lo hanno raccontato più volte, che nel dopoguerra c'era una situazione di deficit alimentare, non si riusciva a soddisfare il fabbisogno di tutta la popolazione. Ecco, i politici dicono, primo obiettivo che deve avere la PAC, una politica europea, una politica di sei paesi che fino a qualche anno prima si facevano la guerra e che invece hanno deciso di costruire un periodo di collaborazione, di pace, è quello di aumentare la produttività, produrre di più, ma anche quello di assicurare prezzi adeguati ai consumatori, perché non dobbiamo mai dimenticare che lo scopo dell'agricoltura e quindi anche della politica agricola non è solo per gli agricoltori, ma anche per garantire ai consumatori prodotti alimentari in buona quantità, di buona qualità, ma anche a prezzi ragionevoli. Ecco, tutti questi obiettivi hanno contraddistinto la PAC degli anni 60 e come poi vedremo questi obiettivi si sono realizzati se noi consideriamo che già negli anni 70 c'era una disponibilità ampia di alimenti per tutti i cittadini. Giuseppe Seghetta, agricoltore da sempre, cosa ricorda dell'agricoltura del dopoguerra? Che era una famiglia numerosa, si faceva le tavolate in famiglia. Io questo qui magari mi ricordo un po' meno, ma mi diceva mio padre che con quindale di grano si comprava un vestito. La famiglia tutta dava una mano insomma per i lavori agricoli? Tutti, da
ultraottantenni fino ai ragazzini. Di quei tempi, degli anni 50, c'era un'agricoltura che si lavorava col bestiame, un'agricoltura che era in condizione familiare, le aziende, specialmente in queste zone nostre, mezzadrili oppure conduzioni dirette, c'era quel reddito familiare in cui si viveva. Con l'evoluzione delle macchine agricole e bestiame, buona parte degli allevatori l'hanno tolto. Chi è intestito, che facciamo ancora gli allevatori, oggi come oggi ci troviamo in una realtà diversa, perché il reddito che cui dovrebbe dare un'azienda non è più quel reddito minimo però sicuro che c'era negli anni 50, negli anni 60. Oggi... Cioè all'epoca si aveva una ragionevole certezza di avere un reddito sicuro. Sì, c'era una ragionevole certezza perché quello che entrava tutto come utile. Oggi invece quello che entra non entra tutto come utile, c'è una grossa perdita con tutto il parco macchine, con tutte le tecnologie di oggi. Professore, attraverso quali strumenti concreti la PAC ha raggiunto questi risultati, ha migliorato l'agricoltura della nostra Europa? Sì, innanzitutto dobbiamo dire che oggettivamente dopo l'entrata in vigore della PAC nel 1962 la situazione dell'agricoltura è migliorata tantissimo in Europa, con beneficio sia per gli agricoltori che per i consumatori. Non dimentichiamo che negli anni 70 l'Europa, tra gli anni 70 e gli anni 80, raggiunge l'autosufficienza alimentare. Un obiettivo straordinario, se noi consideriamo che l'Europa ha sempre sofferto problemi di alimentazione. Non dobbiamo dimenticare che il periodo in cui gli europei emigravano negli Stati Uniti, nelle Americhe, proprio perché in Europa non c'era sufficiente alimentazione. Ecco, nasce la PAC negli anni 60, già negli anni 80 si raggiunge ampiamente l'autosufficienza alimentare, un miracolo veramente grande. Per una volta i politici si pongono degli obiettivi e li raggiungono anche in tempi brevi. I consumatori europei cominciano a disporre di prodotti alimentari in quantità elevate, possono mangiare la carne tutti i giorni, che era il mito dello sviluppo degli anni 70. Perché si è realizzato tutto questo? Questo è stato realizzato grazie al fatto che la politica agricola garantiva prezzi elevati e prezzi stabili agli agricoltori, per cui gli agricoltori potevano produrre e avere la garanzia sia del collocamento del prodotto sia di ricevere un prezzo ampiamente remunerativo. Poi chiaramente questo sviluppo è stato anche generato dalla ricerca con nuove sementi, sistemi di lavorazione migliori, concimi, e la tecnica e l'industrializzazione dell'agricoltura ha sicuramente favorito questo processo. Però ecco, indubbiamente il grande aiuto della PAC è stato quello di garantire un mercato stabile su cui tutti i produttori potevano operare. Cioè la certezza era la parola fondamentale probabilmente. Sì, assolutamente sì, l'agricoltore sapeva che se produceva vino piuttosto che cereali, piuttosto che carne bovina o latte, aveva la certezza di collocamento, perché l'Unione Europea aveva introdotto un sistema di garanzia dei prodotti, dei prezzi e di collocamento dei prodotti, e l'agricoltore quindi era sicuro di poter fare reddito, quindi si poteva impegnare al massimo nella produzione. Aureli Maccario, siamo a Pieve Bovigliana, com'è cambiata la sua attività dagli anni 60 ad oggi? Noi siamo partiti che avevamo 11 ettari di terra e una casa colonica, praticamente quelle di una volta, con gli animali sotto casa. Poi nel tempo, per necessità, ma anche per lo sviluppo che c'era, che più facevi e più guadagnavi, in poche parole, noi siamo arrivati al punto che ci siamo ingranditi con un'azienda che è arrivata a 40 ettari, abbiamo 80 bovini in stalla e più pecore e animali da cortile. Tutto questo era nella previsione che più lavoravi, più guadagnavi. Adesso invece ci stiamo rendendo conto che abbiamo esagerato, quindi adesso bisogna diversificare l'azienda, ci stiamo organizzando in un modo un po' diverso, lavorando un po' meno, crescendo un po' meno, facendo diversi altri lavori tipo agriturismo o vendita diretta dei nostri prodotti. Fattoria didattica, per esempio. Esatto, la fattoria didattica, che serve più che altro far conoscere a chi non lo sa come, da dove viene il cibo praticamente, la carne, le verdure e le farine praticamente. È cambiato anche il modo di allevare, perché abbiamo visto una stalla
modello e si sta passando dalla catena ad una sorta di semi-libertà per i bovini. La stalla che sta cambiando ci vuole del tempo sicuro, perché animali abituati sempre legati non è facile metterli liberi. Noi abbiamo iniziato 3 anni fa, stanno nascendo i primi vitelli allo stato libero, piano piano si andrà verso la totale libertà degli animali e anche un po' la nostra, perché gli animali stando liberi ci creano meno lavoro. Teniamo anche a precisare che i vostri animali si nutrono esclusivamente di vostri prodotti. Sì, noi facendo agricoltura biologica seminiamo cereali e fieno. I nostri cereali poi vengono farine e ci alimentiamo i vitelloni, gli agnelli e i maiali. Sono sicuri, perché noi non usiamo né pesticidi né concimi. Il nostro concime è l'etame. È una vita che consiglierebbe? Sì, però adesso è difficile impiantare un'azienda perché gli investimenti sono enormi. La storia della PAC non è però solo storia fatta di successi, seppur questi occupano ovviamente una parte preponderante del nostro racconto. Molti infatti rammentano un po' i problemi legati per esempio alle eccedenze. Sì, diciamo che la PAC negli anni 80 vive il problema del suo successo. Il suo successo è stato quello di produrre beni alimentari in grande quantità, con prezzi garantiti. A un certo punto l'Europa produce però troppo e non si ha il coraggio di ritornare al mercato, ma si continua a sostenere la produzione con prezzi alti. E quindi questo ha generato un paradosso. Il paradosso è che si produceva molto a prezzi alti e poi bisognava smaltirlo con sistemi un po' discutibili, per esempio il vino veniva trasformato in alcol, il latte veniva trasformato in burro, il latte in polvere veniva stoccato, i cereali dovevano essere esportati sul mercato mondiale con grossa contribuzione pubblica. Ecco, diciamo, il successo della PAC negli anni 80-90 diventa il problema della PAC. Ecco quindi che è stato necessario, dagli anni 90 ad oggi, riformarla ben 4 volte. Come è stata riformata? Come si è cercato di adeguare la PAC a un nuovo scenario che non era più quello degli anni 60, dove c'era penuria alimentare, era quello degli anni 90, dove, come tutti noi viviamo oggi, abbiamo prodotti alimentari in grandi quantità. Nessuno oggi si pone il problema di non trovare il pane o il latte o lo zucchero, perché i nostri supermercati, i nostri negozi alimentari hanno prodotti ampiamente disponibili per soddisfare i fabbisogni alimentari. Allora negli anni 80 si comincia a ragionare in maniera diversa, la PAC viene riformata, si continua a sostenere l'agricoltura, perché comunque l'agricoltura è un settore che in tutti i paesi del mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, viene sostenuta, ma in maniera diversa, non più tenendo i prezzi alti, ma continuando a sostenere l'agricoltura però sul reddito, non più sul prezzo ma sul reddito. E quindi ecco che nasce la riforma del 92, continua con una riforma nel 2000 che va sotto il nome di Agenda 2000, poi un'altra riforma nel 2003 che va sotto il nome di riforma Fischler, e fino all'ultima riforma della PAC, che è quella del 2008, che va sotto il nome di El Check della PAC. Tutte queste riforme hanno un filo conduttore: far ritornare l'agricoltura a un settore che si confronta con il mercato, quindi non più prezzi garantiti, ma prezzi che vengono stabiliti dal mercato. Per questo che negli ultimi anni osserviamo una forte oscillazione dei prezzi, e un sostegno all'agricoltura che però non è più un sostegno sul prezzo, ma un sostegno al reddito, perché l'agricoltore possa ancora trovare soddisfazione nel fare il proprio mestiere. Oltre a questo, la grande novità degli anni 90, negli anni 2000, è l'importanza dell'agricoltura per un argomento nuovo, per oggi non è più nuovo, ma fino a qualche anno fa era nuovo, che è l'ambiente, l'agricoltura che produce ambiente e sicurezza alimentare. Dunque, negli anni 90 inizia ad affiorare una nuova sensibilità rispetto soprattutto ai temi ambientali, la sicurezza alimentare, il sostegno allo sviluppo di forme di agricoltura più ecosostenibile. Queste sono altre novità importanti introdotte dalla PAC. Sì, certamente sì, perché mentre negli anni 60 il problema del cittadino consumatore europeo era quella di avere prodotti alimentari a sufficienza,
Una volta risolto questo problema, è chiaro che il cittadino, il consumatore, si rivolge a nuovi bisogni. E qual è oggi il bisogno? Il bisogno che i prodotti non siano, prodotti alimentari non siano solo in grande quantità, ma che siano anche sicuri. E quindi è nato tutto il tema della qualità alimentare, che oggi è al centro di ogni dibattito sull'agricoltura. Ma poi l'agricoltore vuole dimostrare anche che la sua attività non è solamente un bene alimentare, ma anche un bene collettivo, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente. Pensiamo al paesaggio magnifico che si vede nelle Marche. Ecco quindi che entra un nuovo argomento nell'agricoltura, nella PAC, che è l'ambiente. Anche perché i cittadini, dopo aver soddisfatto il problema alimentare, si rivolge a bisogni superiori, quindi quello di poter godere di un ambiente gradevole, di un ambiente che permette una vita di alto livello dal punto di vista della sostenibilità. E quindi si comincia a parlare di sostenibilità dell'agricoltura, di un'agricoltura magari biologica, perché non utilizza certi prodotti non graditi ai consumatori, di un'agricoltura che può essere garantita anche per le future generazioni. Quindi ambiente e qualità sono gli argomenti nuovi degli anni 90 e 2000. Attilio Rivelli è un giovane agricoltore che ha un'azienda a Pieve Torina. Difficoltà e soddisfazione di questa attività anche alla luce della politica agricola comunitaria? Beh, sicuramente il mestiere di agricoltore, lo sappiamo benissimo, è legato molto a passioni e a, come dire, a una radicazione nel territorio che porta qualche giovane ancora a continuare questo mestiere. Il discorso della PAC è ovviamente fondamentale, perché è il principale mezzo di sostentamento le aziende agricole. Pensare a un'azienda senza l'aiuto della PAC è molto aleatorio, quindi non avrebbe neanche senso. Ecco, la funzione invece dell'agricoltore come sostenibilità ambientale, come salute degli animali, come vocazione al biologico, visto che la tua azienda per esempio è totalmente passata al biologico. È stata fatta una scelta, diciamo, motivata anche dal mantenimento di un ecosistema quantomeno accettabile, ecco, che possa essere poi tra l'altro fruibile un po' da tutti, quando andiamo a stringere, anche da chi non è del settore. Ecco. C'è anche un aspetto forse poco considerato, quello del presidio del territorio, che invece soprattutto nell'entroterra è fondamentale. È fondamentale perché tutti questi paesini, frazioncini, ormai sono spopolati e gli unici rimasti sono agricoltori e allevatori che un domani sarebbero costretti ad abbandonare queste zone, quindi si creerebbe, come dire, una desertificazione anche dal punto di vista umano e sociale. Professore, per chiudere questo primo appuntamento abbiamo ampiamente parlato del passato e anche del presente. Quali possono essere i possibili scenari futuri della politica agricola comunitaria? Bene, i scenari futuri della PAC sono iniziati già oggi. Il primo elemento è la competitività. L'agricoltore ormai si confronta con il mercato e non sarà più la PAC, come succedeva negli anni 60, non sarà più la PAC che garantisce i prezzi e lo sbocco di mercato. Quindi la prima parola chiave è la parola competitività. La seconda parola chiave è la parola sostegno e disaccoppiamento. Cioè la PAC, l'Unione Europea, continuerà a sostenere l'agricoltura anche nei prossimi anni, anche dopo il 2013. Molto spesso sento gli agricoltori che dicono la PAC finisce con il 2013. No, non è così. Siamo ormai certi che anche per il periodo 2014-2020 ci sarà una PAC importante, però una PAC diversa, che non andrà più a sostenere i settori, il mercato, ma sarà sempre più una PAC che sostiene il reddito degli agricoltori. Perché bisogna sostenere il reddito degli agricoltori e non il reddito di altri settori dell'economia? Perché l'agricoltura, come si dice negli ultimi anni, produce beni pubblici. Ecco, questa è la parola magica che contraddistingue il periodo 2014-2020. L'agricoltura produce beni pubblici: ambiente, biodiversità, qualità, presidio del territorio, sviluppo rurale. Su questo è la nostra forza, questa è la forza dell'agricoltura, per questo ci sarà ancora una PAC importante.